Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Netgate ADV. Oggi vi parliamo di Shoei Hornet ADV. Questo casco mi è stato fornito personalmente da Shoei verso il periodo di aprile in occasione della mia partecipazione alla Gibraltar Race. Pertanto è un casco molto nuovo che però ha già 9000 km da raccontare. Partendo dalla sua costituzione, è un casco integralmente in fibra di vetro. E chi ha seguito comunque le mie avventure sul canale, ho avuto anche un brutto incidente dove mi sono fratturato la scapola e ho picchiato anche la testa. Fortunatamente non ci sono state né conseguenze per la testa, ma comunque anche di per sé il casco non ha riportato danni evidenti. È un casco che ai fini della sicurezza è costituito da un sistema molto intelligente di Shoei denominato EQRS. Questo sistema permette la rimozione rapida di tutte le imbottiture senza dover forzatamente spingere il casco verso l'esterno. Questo permette di facilitare la rimozione dello stesso senza creare magari delle pressioni eccessive alla colonna vertebrale o comunque per contenere eventuali danni in caso di incidente. Tutte le imbottiture sono appunto rimovibili, tra l'altro fino a qualche giorno fa il casco era completamente ricoperto di ogni dove, ogni cosa, tra polvere, terra, fango, incastrate in tutte le imbottiture. È stato smontato tutto, è stato lavato comunque in acqua tiepida con un prodotto neutro, lasciato asciugare al sole ed è adesso bello nuovo, profumato. Una cosa molto carina da citare di questo casco, che comunque nasce non principalmente come casco off-road, ma è un casco a uso turistico, comunque anche stradale, e che ha la predisposizione per il kit viva voce e ha all'interno la predisposizione per gli AirPods. Quindi ha proprio dentro uno scasso che ti permette di ospitare direttamente le cuffiette o comunque lo speaker del kit viva voce già all'interno della calotta. Questo quindi ti permette di montare il kit viva voce senza dover trovare quel compromesso che o ti dà fastidio all'orecchio oppure non senti effettivamente la musica o la voce del tuo interlocutore telefonico perché l'AirPods non è prossimo al timpano. Per quanto concerne le prese d'aria, ne ha una frontale sulla parte del mento, una superiore sulla parte della fronte e una superiore sulla parte praticamente della testa. Nel mio caso si è sradicato probabilmente durante una speciale in off-road il coperchio che sta sopra e andava a convogliare l'aria all'interno del foro qui. Quindi adesso manca questo pezzo, già scritto a Shoei se mi può mandare il ricambio, mi arriverà a giorni. Comunque nel frattempo volevo lo stesso fare la video recensione prima delle vacanze. Per quanto concerne esperienze alla mano, io mi sono trovato molto bene. Anche perché, una cosa importante, durante tutta la gara io ho indossato ovviamente la maschera. Prima, condizione obbligatoria, e secondo anche per i fini della sicurezza. Questo però non vuol dire che devi rimuovere la visiera. Quindi, quando la maschera, tipo in casistiche dove c'è stata una speciale dove ci siamo riempiti di fango da tutte le parti, la maschera era totalmente inusabile, l'ho levata perché non avevo neanche modo di pulirla, poi avrei perso del tempo, l'ho levata e ho continuato la speciale indossando praticamente la visiera, che tra l'altro era già montata sul casco, non l'ho dovuta rimuovere. La visiera l'ho anche potuta apprezzare nell'uso delle primissime speciali nei primi giorni sui Carpazi, dove la temperatura era molto fredda e ovviamente percorsi tecnici ti portavano a sudare molto all'interno del casco, quindi all'interno del casco temperatura tropicale, esternamente non dico che erano temperature invernali molto rigide, ma comunque faceva freddo. Grazie alla doppia visiera presente nel casco non c'era l'effetto di appannaggio. Giudizio complessivo 10 lode, io mi sono trovato davvero davvero bene. Quindi non esitate a scrivermi nei commenti impressioni, se conoscete il prodotto, se avete bisogno di qualche dettaglio in più, perché ritengo che dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso io e lui insieme posso aver apprezzato il prodotto nella sua integralità. Altro da dire non ce n'è, vi invito, se non l'avete già fatto, a seguire Netgate ADV, pagina Facebook, dove andremo a pubblicare tutte le recensioni dei prodotti che seguiamo, comunque che ci chiedono appunto di recensire, e vi auguro una buona continuazione. Ciao ciao!